Oggi un video veramente molto breve. Apro queste immagini facendovi vedere le foto del marciume apicale dei pomodori. Il marciume apicale dei pomodori, ve ne avevo già parlato gli scorsi anni, è dovuto sostanzialmente a due fattori: o al fatto che non vi sia sufficiente calcio nel terreno, quindi la pianta ha problemi ad assorbire il calcio e a far maturare correttamente i pomodori, oppure per qualche altro motivo: troppa acqua, poca irrigazione, irrigazione sbagliata, troppe piogge, insomma la pianta non riesce ad assorbire il calcio che c'è nel terreno. Quindi anche se abbiamo fatto una concimazione corretta prima, magari col calcio e quant'altro, può capitare, perché appunto dipende anche dalle condizioni atmosferiche. Ora siamo all'inizio di giugno, i pomodori almeno nella mia zona ancora non ci sono, sono tutti verdi, sono piccoli e veramente ce ne sono pochi. Questo è il momento di fare prevenzione. Questa operazione qui l'ho fatta per la prima volta lo scorso anno. Gli anni precedenti cosa facevo? Aspettavo che si presentasse il problema con qualche pomodoro, con il marciume apicale, e poi intervenivo con questo prodotto qui. Invece lo scorso anno sono andato in prevenzione, ho dato due trattamenti di questo quando ancora le piante erano in crescita, avevo soltanto i fiori, due tre pomodorini, e ho minimizzato moltissimo i problemi. Ne ho avuti ancora, ovviamente qualcosa c'è stato, però parliamo di unità. Invece gli altri anni dovevo buttare via la prima produzione perché avevo questo problema anche su pomodori non notoriamente noti per avere quel problema, come ad esempio quelli allungati come il San Marzano. Quindi con questo prodotto qui, ma io vi parlo di questo perché l'ho acquistato 3-4 anni fa, è sempre lui, ce ne sono anche altri sul mercato. Vi lascio le immagini di quelli che ci sono, che potete trovare al consorzio, potete trovare qui su Amazon o su eBay. Sono tutti prodotti di qualità, io non li ho provati ovviamente, ma i produttori sono tutti produttori noti e godono di una certa serietà nei loro prodotti, quindi ve ne posso parlare bene anche se non li ho provati, insomma, per la fama che hanno. Questo invece io, come vi dicevo, sono anni che lo uso. Sono anni perché anche facendo tre trattamenti, che sono tanti, parliamo di millilitri per ogni trattamento, quindi questo che è da circa un litro, per un orto normale di una famiglia di 3-4 persone davvero dura 3-4 anni, 5 anni un prodotto del genere. Ve lo lascio qui in sovrimpressione, vi lascio poi il link in descrizione se volete andarlo a vedere. Non è ammesso in agricoltura biologica, se non è cambiato qualcosa ultimamente, ma non credo. È a base di calcio, magnesio e all'interno vi è anche il boro, oltre ad altri elementi utili. Le dosi, io mi attengo alle dosi delle fragole, siamo a 300-400 ml per ettolitro, allora io mi tengo sempre sulla dose più bassa, 300 ml di prodotto per 100 litri, ovvero 3 millilitri per un litro. Io ho 10 litri, faremo circa 30 millilitri, millilitro più, millilitro meno. Adesso una bella sbattuta, lo mettiamo nella pompa, aspettiamo qualche minuto che il sole vada giù, perché vi ricordo i trattamenti vanno fatti sempre con il sole che è al tramonto, perché altrimenti rischiamo di bruciare le foglie, e lo diamo direttamente sulle piante. Il fatto di dover attendere la sera, cioè dopo il tramonto, per dare il prodotto e anche per non sporcare i fiori la sera, ovviamente dopo a una certa ora tendono a chiudere. Quindi, se avete tanti fiori, io ancora non ne ho moltissimi, andando avanti col periodo, se ne ho tanti, allora a quel punto cerco di darlo, insomma, con un po' di attenzione, aspetto il tramonto, eh. Allora, avevo recuperato un vecchio misurino che mi segna i millilitri. Lo pesiamo dopo che lo abbiamo riempito e così vi posso dire anche in grammi quanti sono. La tara sono 3 grammi, quindi adesso da qui ci regoliamo. Abbiamo detto 30 millilitri nel mio caso, io qui ho il 15 millilitri, 28 29 grammi meno la tara 26, quindi un 50 grammi. Ecco, 30 ml di prodotto sono circa 50 grammi, quindi adesso abbiamo un metro di paragone. Il trattamento in prevenzione io lo faccio per un paio di volte, però come funziona? Praticamente io faccio due tipi di trattamenti e quindi non sono proprio compatibili con questo, vi spiego. Per evitare la peronospora e le altre malattie fungine, io cosa faccio? Faccio un trattamento con zeolite ed estratto di castagno ed uno con caolino, bentonite ed estratto di castagno. Va da sé che questi trattamenti mi servono per isolare le foglie, non fargli prendere umidità. Se io poi gli do il prodotto a base di acqua, perché questa è acqua, sulle foglie non viene assorbito come dovrebbe essere. Allora, dal momento che ho fatto il primo trattamento di zeolite 7-8 giorni fa, 10 giorni fa, nel frattempo ha piovuto, dovrei rifare il secondo trattamento con queste polvere di roccia. Attendo, faccio il trattamento con il magnesio e il calcio, attendo 2-3 giorni e poi faccio il trattamento con la zeolite o con il tris di prodotti. Quindi se dovete farlo anche voi, ecco, magari alternate
Aspettate, se è tempo di mettere le polveri di roccia, aspettate, mettete questo e dopo 2-3 giorni mettete le polveri di roccia, se non piove ovviamente. Ovviamente lo possiamo dare su tutte le colture dell'orto, ma soprattutto su pomodori, peperoni, melanzane, patate, fragole. Io mi concentrerò in questo video sui pomodori, sulle melanzane e molto meno sui peperoni. L'irrorazione è semplice, allora lo darò per adesso soltanto nelle prode che sono in ombra, c'è ancora un po' di sole, quindi non voglio rovinare le piante, quindi vi farò vedere giusto una fila, massimo due, dopodiché chiudo il video. Ecco, vedete, come vi dicevo, ho pochissimi fiori e quindi lo posso dare abbastanza agevolmente, insomma. Cerco di non darlo sui fiori direttamente. Dal momento che è un concime fogliare e ha rapidissimo effetto, la pianta lo assorbe subito e lo porta in circolo. Ecco, non so se le vedete, queste foglie, queste sono macchiate, sono dei fagioli, qui c'è andata parecchia zeolite, vedete, però ciò non toglie che io fra 2-3 giorni, il tempo di far assorbire questo calcio a magnesio, darò loro bentonite, caolino ed estratto di castagno. Ecco, vedete, qui ho i fiori, evito di darlo lì. Vedete, regolando bene il getto della pompa, insomma, le foglie si bagnano e quindi dovete farlo quando ormai il sole è andato giù. Faccio queste che sono in ombra e poi mi fermo. Ok, mi fermo. Nel frattempo, dai, vi faccio vedere una parte del mio orto. E ancora c'è molto lavoro, vedete, mancano tutti i pali sopra, i pali centrali. Deve venire un lavoro fatto come questo. Quindi nei prossimi giorni vi darò da fare, nel frattempo devo seminare legumi, devo finire di mettere la paglia, ragazzi quanto lavoro c'è. Però dai, è bello, una soddisfazione. Ho finito di montare la rete antigrandine, una settimana di lavoro circa, sono 4 reti, perché nel frattempo l'orto è aumentato, siamo passati da 2 a 4 reti, 6 metri per 10, insomma a volte sparisco per qualche giorno, ma perché proprio fisicamente non riesco a star dietro a tutto. Bene, se avete possibilità acquistate qualunque calcio che vi aggrada, insomma calcio magnesio, non per forza questo della Cifo, questo vi dico che funziona, gli altri ve lo dico solo per fama, ma non li ho mai provati, per correttezza vi dico questa cosa qui, quindi decidete voi cosa volete fare. Insomma, detto questo, ci rivediamo fra qualche giorno e vi faccio poi vedere il video del caolino, bentonite ed estratto di castagno, ne ho altri sul canale. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, se avete bisogno di qualche delucidazione scrivetemi pure nei commenti, cerco di rispondere a tutti. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.